Una grande risposta oggi dalla città di Sciacca per la riapertura delle terme dopo 9 anni. C'è veramente tutta la città, ci sono i giovani, c'è l'associazionismo, il volontariato, c'è la politica, ma ci sono anche tante delegazioni di comuni agrigentini. Quindi il problema delle terme non è soltanto un problema di Sciacca, ma è un problema dell'intero territorio e dell'intero territorio che vuole vederle riaperte. Andiamo tutti, andiamo alle nostre terme, sogniamo la riapertura, facciamo diventare il sogno una realtà. Toni Russo, soddisfatto di questa risposta che è arrivata dalla città di Sciacca? Molto soddisfatto, perché io avevo già sentito, diciamo, in giro, andando in giro, che c'era molta attenzione da parte della popolazione di Sciacca, soprattutto perché le scuole con cui noi abbiamo lavorato sono state sensibilizzate a conoscere il problema delle terme di Sciacca. Forse la politica sta cominciando a sentirci, però la strada giusta sarà solo quando la politica passerà dalle parole, dalle promesse inutili, dalle chiacchiere inutili, ai fatti di un percorso che deve essere ben delineato, che deve avere dei passaggi ben definiti prima di arrivare a quella privatizzazione che è prevista dalla stessa legge, ma senza tempi biblici. Secondo lei la politica in che maniera va sollecitata a dare soluzione al problema? Va sollecitata cercando sempre di fare attenzione a quello che comunque è il bene comune. Penso che la riapertura delle terme ci permetta di focalizzare il bene comune di una comunità che ha bisogno di rioccuparsi di uno spazio e di una risorsa naturale che comunque per noi cristiani è stata donata da Dio ed è bene valorizzarla e custodirla. Secondo lei la linea indicata negli ultimi giorni dal Presidente è quella giusta e soprattutto l'impegno a riaprire le terme entro la fine della legislatura? Ma io credo che alla Regione sia arrivato forte e chiaro il messaggio che arriva da Sciacca e dal territorio, che è quello di un popolo che vuole riappropriarsi di questo bene e lo vuole fare con forza, rigettando chiaramente la palla a chi ne ha la proprietà, che in questo caso è la Regione. E quindi questo tavolo tecnico che è stato anche riunito ieri lo vedo in questa direzione, la vedo come una cosa positiva, ma lì adesso dipende da tutti noi farlo funzionare e soprattutto avere delle scadenze e dei tempi, perché oggi non credo che possa bastare sapere che entro la legislatura c'è l'impegno a riaprire le terme. Io credo che alla città vadano date delle date e dei tempi di scadenza rispetto a tutte le tappe che ci sono da percorrere per arrivare alla riapertura delle terme. Perché è importante che i giovani si interessino al futuro delle terme? È importante perché sono il nostro futuro e quindi avere le terme chiuse significa rendere un territorio debole, soprattutto economicamente. E la nostra strategia vittoriosa, soprattutto per la provincia di Agrigento, deve essere quella di permettere a tutte le grandi, piccole e medie città di svilupparsi, per permettere poi conseguentemente alla provincia di Agrigento di risalire nella sua graduatoria nazionale.